si sono svolti oggi in Chiesa Madre a Santa Maria di Licodia i funerali di Antonio Colino, il 45enne morto in un tragico incidente stradale sulla SS 284, lutto cittadino proclamato dal Comune. Osservazioni e proposte sono state raccolte ieri nell'incontro promosso dal Comune di Motta Sant'Anastasia che riguarda il piano urbanistico generale su cui l'amministrazione sta lavorando. Con la sottomisura 16.3 il Galetna finanzia 15 aziende per progetti di rete. La somma complessiva dei fondi a disposizione ammonta a 300.000 euro, soddisfatto il presidente Nino Naso. Continuiamo a lavorare per il territorio. Nuove attività sul territorio di Centuripe per effetto del bando Comuni Marginali che ha riscosso molto successo, soddisfatto il sindaco La Spina. Appuntamento fissato per il 13 giugno, si terrà un webinar promosso dall'Unità Operativa Educazione e Promozione della Salute sulla disostruzione delle vie aeree nei bambini. Rientra nel piano di prevenzione degli incidenti domestici. Penultimo posto tra le regioni italiane per la Sicilia relativamente alla speranza di vita, la speciale graduatoria è stata stilata dall'Istat. Benvenuti a questa nuova edizione di Chuck News. Grande commozione oggi in Chiesa Madre a Santa Maria di Licodia in occasione dei funerali di Antonio Colino, il 45enne morto tragicamente in un incidente stradale sulla strada statale 284, lutto cittadino proclamato dal Comune. Lutto cittadino oggi a Santa Maria di Licodia in occasione dei funerali di Antonio Colino, il 45enne vittima del terribile incidente stradale che si è verificato l'altro ieri lungo la strada statale 284 in contrada Scalilli in territorio di Paternò. Questa mattina Chiesa Madre gremita da parte di tantissime persone per l'abbraccio ad Antonio. Sentiamo adesso alcune interviste, il sindaco di Santa Maria di Licodia, poi il sacerdote Don Salvatore Scuderi e un amico di Antonio Colino, Antonio Rapisarda. Padre Scuderi, molto commosso, ci sono delle parole per confortare i familiari di Antonio in questo momento? Credo che l'unico conforto, come ben sappiamo noi che abbiamo la fede, viene soltanto dalla parola di Dio, dalla grazia, dalla certezza dell'amore attraverso la risurrezione di Gesù. È da Lui che possiamo trovare conforto, è da Lui che possiamo trovare la consolazione. Egli stesso nel Vangelo ci ha ricordato in questi giorni e ci ricorda in questa domenica: non sia turbato il vostro cuore. Però aggiunge anche: abbiate fede in Dio, abbiate fede anche in me, Lui, la via per accedere a Dio, Lui, la via per poter trovare la giusta consolazione. Personalmente ho conosciuto Antonio nei miei anni in cui sono stato qui parroco a Santa Maria di Licodia, esattamente nella parrocchia questa in cui ci troviamo, la Chiesa Madre, nel Santissimo Crocifisso. E i familiari di Antonio possiamo dire che sono stati anche i miei familiari in quegli anni, in quel periodo particolarmente intenso per me e per la comunità sicuramente, e quindi Antonio è entrato anche nella mia vita, nel mio cuore ovviamente, lo considero anche come un fratello sicuramente speciale. Ho avuto la possibilità e la gioia anche di presiedere il suo matrimonio con la carissima Giusi. Io ho avuto anche la gioia in questi anni di poterli accogliere nella nuova parrocchia dove sono stato parroco a Tremestieri, perché quasi ogni anno venivano il giorno del loro matrimonio, dell'anniversario del loro matrimonio, venivano da me nella parrocchia dove ero parroco per condividere la celebrazione della Santa Messa e quindi per poter arricchire il loro amore attraverso l'amore di Dio. Credo che
abbiano arricchito insieme sia l'amore coniugale, ma abbiano arricchito anche la loro speranza, una speranza che adesso deve brillare sicuramente con l'aiuto di tutta la Santa Madre Chiesa e quindi delle nostre preghiere nel cuore di Giusy, ma anche nel cuore di mamma Rosaria, di papà Alfio, del fratello Andrea e dei loro splendidi figli. Antonio da Pisarda conosceva molto bene Antonio, per quale motivo? C'è una motivazione particolare? Diciamo che nel paese ci conosciamo un po' tutti, comunque con Antonio in particolare abbiamo condiviso la bellissima esperienza da quando è nata l'associazione musicale Pacini, la banda Pacini, e lui allora ancora adolescente fu uno dei primi a frequentare i corsi di musica e lui imparò a suonare la tromba. Ricordo sempre il suo zelo, il suo garbo, la sua gentilezza, sempre puntuale, sempre preciso, che partecipava anche senza che nessuno glielo chiedesse a tenere in ordine l'archivio, perché nelle associazioni ci sono anche questi compiti da assolvere. Lui sin da ragazzino, diciamo da ragazzo, li svolgeva in maniera impeccabile. Che dire, poi insieme a tanti altri ragazzi è cresciuto, si è condiviso insieme tante belle esperienze nell'andare a suonare sia in paese sia fuori nei concorsi. E ripeto, lui, ma come altri d'altronde, si distingueva appunto per questo suo modo molto gentile, affabile, educato, rispettoso. Insomma, la sua memoria resterà sempre nei cuori di tutti coloro che l'hanno conosciuto, lo possiamo dire con certezza questo? Assolutamente sì. La banda oggi voleva rendere un omaggio anche con una marcia funebre, però nel rispetto della richiesta dei familiari non l'ha fatto, però diciamo il dolore lo portiamo tutti nel nostro cuore. Cerchiamo anche di dare sostegno e coraggio ai familiari, alla moglie, ai bambini, al papà, alla mamma e al fratello. Lutto cittadino oggi a Santa Maria di Ricordia in occasione dei funerali di Antonio, un provvedimento da parte del sindaco. Sindaco, un atto dovuto? Sì, era un atto dovuto nel rispetto di Antonio e dei suoi familiari e di tutta la comunità. Purtroppo in questa tragedia ha perso la vita un giovane che lascia due figli e la moglie e i genitori nello sconforto più totale, così come tutta la comunità, perché ognuno di noi si sente toccato da questo dolore. Cosa dire, noi siamo vicinissimi come amministrazione alla famiglia, siamo disponibili dove possiamo aiutarli in tutto e per tutto. La mamma è anche una dipendente comunale, quindi conosco bene anche i genitori, quindi siamo vicinissimi e preghiamo magari il nostro Signore che possa dare la forza di continuare a finire i progetti che aveva iniziato Antonio. A Monte Sant'Anastasia si lavora sulla stesura del piano urbanistico generale. Ieri un incontro voluto dall'amministrazione comunale ha coinvolto la cittadinanza con la finalità di accogliere proposte e suggerimenti. È andata in scena l'assemblea pubblica convocata con l'avviso di avvio del procedimento al piano urbanistico generale del comune di Motta Sant'Anastasia. Sono state esposte le linee guida alla progettazione, lasciando spazio alla presentazione di osservazioni e proposte. L'amministrazione, così come sottolineato dal sindaco mottese Anastasio Carrà, vuole garantire una pianificazione con la massima partecipazione di tutti i cittadini tramite l'ascolto attivo delle esigenze. Si punta quindi a costruire insieme il paese, la Motta futura. Ringraziamo tutti gli intervenuti, si legge in una nota del comune, i dipendenti dell'ufficio urbanistica e responsabile dell'area terza e RUP Andrea Mario Marchese, i professionisti incaricati. Sarà possibile avanzare proposte e o formulare suggerimenti riguardanti il procedimento facendoli pervenire all'ente mottese entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso sul sito istituzionale con specifica del seguente oggetto: proposte e suggerimenti PUG. Finanziate dal Galetna 15 aziende per progetti di rete. La dotazione economica ammonta a 300.000 euro. Lavoriamo per il territorio, commenta Nino Naso, presidente del GAL, con soddisfazione.
Nuovi finanziamenti per il GAL Etna. A progettualità quasi conclusa per la programmazione 2014-2022 sono state rimesse in circolo le risorse residue con l'obiettivo di spendere il massimo possibile a favore delle aziende, dei territori, degli 11 comuni che fanno parte della società consortile. 15 le imprese finanziate con interventi su tutti gli 11 comuni del GAL Etna per una somma complessiva di 300.000 euro. Le somme arrivano dalla sottomisura 16.3 ambito 1. Sviluppo e innovazione delle filiere dei sistemi produttivi locali, denominata cooperazione tra piccoli operatori, per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse, nonché per lo sviluppo e la commercializzazione del turismo, ed hanno premiato quelle ditte che sono riuscite a far rete lavorando in cooperazione tra loro. Una pratica, quella del creare network di sistema, non molto diffusa in Sicilia, dove vince ancora l'individualismo. La cooperazione invece in molte realtà del nord Italia ed Europa è ampiamente sviluppata. La rete spesso diventa occasione per superare anche difficoltà importanti, soprattutto quando le realtà imprenditoriali sono di piccole dimensioni. L'obiettivo dell'intervento è dunque quello di creare nuove forme di impresa, guardando all'associazionismo, che può dare l'occasione di affrontare anche traguardi ambiziosi che le sole forze di un'impresa individuale spesso non consentono. Non a caso la sottomisura 16.3 ha guardato anche al finanziamento di progetti che puntavano alla promozione delle realtà imprenditoriali locali oltre confine, con la partecipazione di fiere internazionali oppure la creazione di una piattaforma di vendita comune con più marchi presenti online. Con questo intervento si chiudono tutti i bandi aperti nella prima fase del GAL Etna, evidenzia il presidente della società consortile etnea Nino Naso. Continuiamo a lavorare per il territorio, non è stato facile portare a casa anche questo obiettivo. Il progetto era complesso, ma con il lavoro di squadra del gruppo d'azione locale del nostro GAL e con l'impegno e la progettualità serie delle imprese siamo riusciti a investire queste risorse sul territorio. Il bilancio per noi è sicuramente positivo, si chiude un periodo di grande lavoro e impegno di tutti, tra l'altro a cavallo di un difficilissimo periodo come quello pandemico. Non è però finita, nuove sfide ci attendono, siamo pronti ad andare avanti e fare sempre di più per la crescita del nostro territorio. E non a caso il GAL Etna, con una dotazione finanziaria di quasi 5 milioni di euro per i bandi da indire nel territorio, per le imprese e i comuni dell'area, secondo un report della Regione Siciliana per il periodo marzo 2018-marzo 2023, si è piazzato al primo posto nella voce pagamenti impegni e secondo per pagamenti dotazione. Grande successo a Centuripe per gli sviluppi del bando comuni marginali, che porterà per il momento all'apertura sul territorio comunale di 3 nuove attività. A Centuripe si concretizzano importanti progetti per arricchire il paese con nuove attività. Il bando comuni marginali ha riscosso un enorme successo nella cittadina dell'Ennese. Con il motto «Restare a Centuripe», l'amministrazione comunale esprime la propria soddisfazione per l'adesione e comunica la graduatoria con i relativi punteggi di quanti hanno presentato nei termini l'istanza di contributo, che assegnerà 30.000 euro per l'apertura di una trattoria, 20.000 euro per l'apertura di un bistrò e 13.000 euro per l'apertura di un bed and breakfast. Colgo l'occasione per fare un grande in bocca al lupo a coloro che apriranno a Centuripe queste nuove attività e a coloro che sono in graduatoria di ripresentare la domanda il prossimo anno. Queste le parole del sindaco Salvatore Laspina. Il primo cittadino ha reso noto che sarà diffusa a breve pure una graduatoria per la linea che riguarda le famiglie che trasferiranno la residenza nel comune in questione. Webinar il 13 giugno per spiegare come comportarsi per disostruire le vie aeree nei bambini. L'iniziativa è volta alla prevenzione di incidenti domestici. Rinviato al 13 giugno per motivi organizzativi il webinar sulla disostruzione delle vie aeree nei bambini, programmato per il 9 maggio. Il webinar, della durata di 2 ore, dalle 16 alle 18, sarà condotto da Marco Squicciarini, medico coordinatore delle attività di formazione BLSD del Ministero della Salute. Le attività saranno coordinate da un'equipe dell'Unità Operativa di Educazione e Promozione della Salute, composta dagli assistenti sociali Laura Germenà, Letizia Pellegrino e Sebastiano Pomona.
Nel corso dell'incontro saranno presentate le azioni concrete da porre in essere per agire velocemente con tecniche sperimentate e condivise da tutte le società scientifiche internazionali per evitare il rischio di soffocamento dovuto a corpo estraneo. L'appuntamento, promosso dall'Unità Operativa Educazione e Promozione della Salute guidata da Salvatore Cacciola, rientra nell'ambito delle azioni previste dal Piano Regionale di Prevenzione 2020-2025 relativamente alla prevenzione degli incidenti domestici da 0 a 4 anni e alle tecniche di disostruzione pediatrica. A tutti i partecipanti alla fine del webinar sarà rilasciato un attestato. I dati Istat sulle speranze di vita degli italiani propongono la Sicilia al penultimo posto nel paese. Nel servizio i dettagli sulle statistiche in questione. Diminuisce sempre più la speranza di vita dei siciliani. L'isola è al penultimo posto tra le regioni, in ultima piazza la Campania. La statistica è stata fornita dall'Istat, che ogni anno prende in considerazione una serie di indicatori del benessere degli italiani. I siculi hanno una speranza di vita media di 82 anni, 79 per gli uomini, 84 per le donne. La graduatoria delle regioni nel 2022 evidenzia che la più elevata speranza di vita alla nascita si riscontri nella provincia autonoma di Trento, rispettivamente 81,9 anni, 86,3, Bolzano, Veneto, Lombardia e Toscana, nonché le altre regioni del centro e l'Emilia-Romagna. In Italia nel 2022 la speranza di vita senza limitazioni è 65 anni e pari a 10 anni. Sono 10 gli anni che un soggetto 65enne può contare ancora di vivere in piena autonomia dei complessivi 20,4 anni di vita attesa. In Sicilia, in Campania, i valori anche in questo caso sono i più bassi. In sostanza, gli eventi degli ultimi anni hanno comportato un lieve aumento del divario geografico da nord e sud, presente già prima della pandemia da Covid-19. Nel settentrione, tra il 2019 e il 2022, si è registrato un lieve aumento della speranza di vita senza limitazioni a 65 anni e invece si riduce nel mezzogiorno. Al nord aumenta di 0,3 anni, passando da 10,6 a 11 anni, nel meridione da 8,7 anni scende a 8,3. Nel 2022 dunque il divario aumenta a 3 anni per le donne e a 2,5 per gli uomini. Pare che il mezzogiorno sia sempre più colpito e il distacco è destinato ad aumentare. Si conclude così questa nuova edizione di Check News. Vi auguro un buon proseguimento con i nostri programmi.